Qualche tempo fa ho fatto un video intitolato "A che gioco stai giocando, Canon?". Oggi invece tocca a Fujifilm. A che gioco stai giocando, Fujifilm? Bentornati sul canale. Come al solito, prima di continuare vi invito a iscrivervi al canale. Cliccate sotto qua, l'iscrizione non vi costa assolutamente nulla, mi supportate col canale, vi potete disiscrivere in qualunque momento, ma intanto mi supportate appunto col canale, mettete anche un like preventivo, non si sa mai, date un'occhiata anche alla descrizione che contiene un sacco di link interessanti con dei consigli anche per gli acquisti tech e fotografici, link Telegram di offerte giornaliere su Amazon. Iscrivetevi, scaricate Telegram se non ce l'avete, date un'occhiata perché saltano fuori delle cose veramente molto molto interessanti. La descrizione non è messa lì a caso, dateci un occhio. Cosa vuol dire "a che gioco stai giocando, Fujifilm"? Allora, riprendo un post di Fuji Rumors scritto da Patrick che solleva alcune questioni non indifferenti che ci fanno insomma riflettere su quello che sta facendo Fujifilm. In realtà ci si basa sull'intervista al Mr. Goto, CEO di Fujifilm, che è stato interrogato riguardo la, possiamo dire, la distribuzione dei prodotti Fujifilm, cioè il suo magazzino, gli sconti che potrebbe potenzialmente fare sui prodotti, il mantenimento del prezzo, ma soprattutto se le scorte, gli stock sono assolutamente normali. Gli ultimi risultati finanziari di Fujifilm sono ottimi e fin qui non c'è assolutamente nulla da dire. Altri produttori, come ad esempio Canon, invece hanno lamentato, diciamo, una contrazione sulle vendite. Mr. Goto dice una cosa anche abbastanza ovvia: è chiaro che la gestione anche del magazzino e dell'inventario, cioè di quello che ti rimane nelle scorte, nei tuoi magazzini, incide su quelli che sono i bilanci di fine anno, e Fujifilm in quest'ottica sta cercando di adottare una strategia, potremmo definire conservativa, che va un po' ad imitare, potremmo dire, Leica. Cosa vuol dire? Che, ed è tra l'altro un esempio fatto proprio da Mr. Goto, cioè che l'idea sarebbe di far mantenere il valore dei singoli prodotti di Fujifilm anche nel tempo. Perché? Perché giustamente, come fai a fidelizzare una clientela? Una clientela la fidelizzi anche facendole vedere che i prodotti che ha acquistato adesso, nel giro di un anno, non è che hanno perso un incredibile valore. E sembra che questa strategia stia anche funzionando. Viene fatto l'esempio del sistema GFX, che comunque è costoso, ma comunque resta riscuotendo un notevole successo con degli ottimi ordini, nonché preordini. Infatti, in alcuni casi ci sono alcune fotocamere che non sono immediatamente disponibili, anche se comunque il loro annuncio, la loro entrata nel mercato è avvenuta già da tempo. E infatti, a tal proposito, Fuji Rumors, Patrick di Fuji Rumors, evidenzia una cosa molto interessante. Benché il CEO dica che la distribuzione, la supply chain di Fujifilm è assolutamente normale, ci si chiede perché alcuni prodotti come il 27mm 2.8 VR è difficile da trovare. L'X4 in realtà non è arrivata nelle mani di moltissime persone che l'hanno effettivamente ordinata. È quasi un mito, nel senso che comunque è una fotocamera che è uscita, è stata annunciata, è stata messa sul mercato, ma mai in quantità così elevate. L'XT5 è esaurita, ad esempio, su BH Photo, e ci sono alcuni negozi, anzi un negozio giapponese Fujifilm, in cui dice che dice sostanzialmente che le fotocamere Fujifilm X e GFX sono esaurite, assolutamente tutte. Ora, capiamo che effettivamente Mr. Goto voglia in qualche modo tirare l'acqua al proprio mulino e dire no, ma tranquilli che la distribuzione è assolutamente regolare, però questa mancanza di prodotti disponibili, escludiamo poi ovviamente l'X100, che comunque è una fotocamera che ha avuto un successo molto particolare, quindi esula un pochino da quello che è questo schema
mentale che stiamo cercando di tirar fuori, di riprodurre, però effettivamente ci sono dei buchi. Ora, questo tipo di approccio cosa fa? Fa in modo che effettivamente i prezzi di determinate fotocamere, vedi ad esempio appunto la serie X100, ma anche di altre fotocamere come la X4, aumentino, e quindi anche l'usato mantenga un certo livello anche di costi, che è anche una cosa buona, però deve essere mantenuta con un certo equilibrio. Da questo punto di vista mi sembra che con Fujifilm stiamo un pochino esagerando. Alcuni vendono la X4 ad esempio a più di quanto non costasse effettivamente da nuova, e la cosa ci rendiamo conto che effettivamente è un'anomalia. D'altro canto, la protezione del valore dei prodotti da parte di Fujifilm è una buona cosa. Sappiamo qual è bene o male la regola del mercato, cioè se io ho tante scorte in magazzino, nel momento in cui devo fare un bilancio devo anche dimostrare in qualche modo che ho venduto tanto, quindi tendo a sbarazzarmi di quello che ho nel magazzino. Come faccio a sbarazzarmi di quello che ho in magazzino? Beh, semplice, faccio dei grossi sconti, e questo bene o male è quello che fanno tutti i grossi produttori di elettronica. Quando andate ad esempio nei grossi centri commerciali, nei grossi centri che distribuiscono elettronica, e vedete che ci sono dei fortissimi sconti sul televisore, sulla lavatrice, su altri prodotti che bene o male sono di consumo, diciamocelo, non è perché c'è uno sconto particolare su quel tipo di prodotto, ma probabilmente perché ci sono scorte di magazzino di quel prodotto che vuole essere venduto, quindi viene abbassato il prezzo, viene completamente esaurito naturalmente, e poi si può procedere con i nuovi modelli. Intanto comunque si fa vedere da un punto di vista fiscale che i prodotti si sono ovviamente venduti. Questa è una cosa che Fujifilm tende a fare meno, però il rischio qual è? È quello che sta succedendo in questo momento, cioè che le scorte non soddisfino nemmeno quella che è la domanda. Riguardo poi i prezzi, ultimamente ci siamo un pochino lamentati del prezzo della X50, che è alto, altissimo, esagerato, in realtà l'X30 costava molto meno, ma è una forma di protezionismo nei confronti della propria clientela. Perché? Perché nel momento in cui tu mi esci con un nuovo prodotto che costa come quello vecchio, fai una cosa molto semplice, fai svalutare il prodotto precedente, la versione precedente, perde, crolla di prezzo. Prendete esempio gli iPhone, che già sono dei prodotti che mantengono il prezzo, ma ultimamente il costo dell'iPhone nel modello nuovo è sempre rimasto bene o male lo stesso. Cosa succede? Che il modello prima viene ampiamente deprezzato. Fujifilm in questo caso tende a mantenere un buon costo, un buon valore del prodotto usato. Se infatti voi avete una X30 di seconda generazione, non la svendete in questo momento. La vendete sicuramente a meno di quello che l'avete pagata, però comunque a buon prezzo. Perché? Perché il modello nuovo costa parecchio di più. Ora, qui c'è da capire qual è la mossa migliore. È ovvio che se io voglio comprare una fotocamera nuova, ad esempio una fascia media di Fujifilm, quindi una X-T50, mi lamenterò del prezzo che è assolutamente troppo alto. Sono matti, sono fuori di testa, il prezzo è troppo alto. Ma se io sono un possessore di una fotocamera precedente, ad esempio un X-T30 di seconda generazione, nel momento in cui mi esce un X-T50 e costa di più, so che quella mia fotocamera, l'X30 di seconda generazione, ha un valore che è decisamente più alto usato rispetto a una fotocamera che comunque è stata rimpiazzata da un modello nuovo, però ha mantenuto lo stesso prezzo. Qual è la visione più corretta? In realtà non c'è una visione più corretta, esiste un compromesso. Sappiamo benissimo poi che la nuova X50 subirà una riduzione di prezzo, ma non è che verrà svenduta o raggiungerà dei prezzi come quella come quel costo dell'X30 di seconda generazione. E d'altro canto, quando si acquistano anche prodotti di questo tipo, si hanno due approcci fondamentalmente, come l'acquisto di un'automobile. Quando acquistate un'automobile potete fare mille ragionamenti, ma quelli più diffusi sono due. Primo, acquisto un'automobile, quello è il mio budget, so quello che mi costa,
spendo quei soldi e non ci penso più. Cosa vuol dire? Che io tengo la mia macchina finché non cade a pezzi e non penso minimamente a venderla, non penso minimamente alla sua svalutazione, la tengo e basta. Il secondo approccio invece è: la tengo, la utilizzo, quando vedo che il valore della mia macchina comincia a scendere perché è uscito uno, due modelli successivi, sono usciti un paio di modelli nuovi, cosa faccio? La vendo prima che si svaluti troppo, quindi la tengo lo stretto necessario per prendere una buona cifra per poter acquistare effettivamente il modello nuovo. Ed è un ragionamento che si fa anche con le elettroniche di consumo. Io sono molto per questo secondo tipo di ragionamento, cioè acquisto un prodotto, lo tengo sufficientemente per poterlo naturalmente utilizzare e godermelo, ma nel momento in cui sta scendendo di prezzo non voglio arrivare ad avere una macchina fotografica o comunque un prodotto di elettronica che non costa, che non vale più nulla. No, io voglio tenermi un prodotto che comunque, se venduto nel mercato dell'usato, mi dà la possibilità di raccogliere un po' di soldini per poter con poco acquistare il modello nuovo. Ora, non è una questione, perché lo so che adesso arriveranno quelli, la fotografia, non bisogna pensare a queste cose, la fotografia è un'altra cosa. Queste banalità che poi non conducono da nessuna parte, soprattutto non conducono proprio in direzione fotografica, cioè mi sono accorto che chi parla spesso di fotografia in questi termini in realtà non produce poi effettivamente questo granché, ma io mi riferisco al fatto che comunque parliamo di questioni economiche, cioè del fatto che i soldi in tasca in qualche modo ti servono e la gestione del flusso dei soldi che ti passano per le tasche è una cosa importante da tenere presente. Nel momento in cui hai un prodotto che ti perde valore, è chiaro che preferisci in certi casi, come nel mio caso, venderlo per poter acquistare poi effettivamente qualcosa di nuovo. Però ovviamente non sto nemmeno a condannare chi acquista e dice: no, io mi tappo il naso, mi tappo le orecchie e quel prodotto lo tengo finché non l'ho completamente usurato, finché non vale assolutamente più nulla. Ma in quest'ottica Fujifilm sta tentando di mantenere, di far mantenere il valore dell'usato, non come ci riesce naturalmente Leica, che per carità, Leica la si può criticare, la si può amare alla follia, ma una cosa che non si può assolutamente ignorare è il fatto che il valore di mercato delle fotocamere Leica, anche quelle digitali, viene mantenuto alto. È ovvio, perché comunque c'è un valore di un certo brand, ovviamente un valore anche intrinseco nei suoi prodotti, perché non è che facciano schifo, questo è chiaro, si può amare, si può criticare, ci mancherebbe, ma l'importanza di Leica nel mercato non si può assolutamente omettere. E Fujifilm, dal mio punto di vista, sta cercando di fare la stessa cosa, cioè di creare un marchio che in qualche modo crei intorno un certo hype all'uscita di un nuovo prodotto, mantenga un certo valore e che questo valore sia legato anche al nome. Benché i numeri in questo momento non diano ragione a Fujifilm, perché ovviamente Sony vende di più, Canon vende di più, quindi in questo momento si trova comunque probabilmente sul podio, forse al quarto posto, terzo posto nelle vendite, però sta cercando di crearsi una clientela molto fidelizzata, quasi una religione, e ci sta riuscendo. Ora, le disponibilità di magazzino, boh, non lo so, è chiaro che, almeno dal mio punto di vista, se già acquisto un'automobile nuova devo aspettare mesi se non anni per poterle avere, ed è una cosa veramente assurda e ridicola, per una fotocamera dover aspettare mesi e mesi perché non c'è disponibilità mi pare veramente veramente assurdo. Però vi invito a dirmi la vostra. Fatemi sapere sotto in descrizione, qua sotto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividerlo. Date un'occhiata appunto alla descrizione qua sotto, che contiene un sacco di cose interessanti. E noi ci vediamo naturalmente al prossimo video.